prepariamo pomodori e zucchine ai ferri. Laviamo con acqua corrente fredda pomodori e zucchine e li prepariamo. I pomodori peretti potrebbero essere anche occhi di bue, cuore di bue, scusate. I pomodori peretti potrebbero essere anche cuore di bue, tagliati in due. Lasciamo pure la buccia e li posizioniamo sulla nostra bistecchiera in ghisa, oppure se avete con la carbonella i ferri, oppure anche su quella elettrica. Allo stesso modo prepariamo le zucchine, però in questo caso dobbiamo tagliarle a fettine sottili. In questo modo qua. Poi li posizioniamo anche loro su una bistecchiera o su una graticola. Eccole lì. Li saliamo a piacere. E facciamo cuocere così per almeno 4-5 minuti. Nel frattempo che le verdure cuociono, prepariamo l'intingolo con cui poi pennelleremo le varie verdure, semplicemente usando uno spicchio d'aglio che taglieremo a pezzettini e olio di oliva extravergine. Bene, ed ora aggiungiamo l'olio. Lasciamo a macerare. Passati 5 minuti cominciamo a girare le verdure. Procediamo a salare anche dalla parte opposta. Una volta pronte le verdure, le trasferiremo nel piatto riportato o nel contenitore dedicato. Lo stesso faremo con le zucchine.
volta terminata la cottura delle verdure, aggiungiamo quindi l'intingolo fatto con l'olio extravergine di oliva e l'aglio che abbiamo preparato in tempo. Ecco pronte le nostre verdure grigliate con l'intingolo di aglio e olio di oliva, pronte per essere servite in tavola come contorno oppure per imbottire di panini vegetariani o meno con l'aggiunta di prosciutto cotto o crudo per una buona scampagnata. Buon appetito!